Siamo nella sede di USB Taranto, in quel di Talzano, con il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo. Facciamo un po' il punto della situazione ex Ilva o Ars o Acciaierie d'Italia, che dir si voglia. Intanto una situazione di attesa, quasi di paralisi, perché lo stesso governo, lo stesso ministro per lo sviluppo economico Giorgetti ha dichiarato in attesa del Consiglio di Stato siamo, come dire, tra coloro che sono sospesi. E intanto Rizzo, la fabbrica continua a crollare a pezzi perché le manutenzioni sono pressoché inesistenti e ci sono le questioni degli sforamenti, delle emissioni. Insomma, è tutto così, nel buio, nel divenire. È tutto campato in aria. Le uniche notizie che abbiamo ricevuto dal Ministero è che dobbiamo attendere il Consiglio di Stato e quindi successivamente poi, rispetto a quello che deciderà il Consiglio di Stato, il Governo ci farà capire qual è l'intenzione che ha su Ilva. Mi domando però a questo punto che senso abbia avuto creare il nuovo soggetto Acciaierie d'Italia dalla fusione Invitalia Stato più ArcelorMittal se si sapeva che c'era questa spada di Damocle del Consiglio di Stato. Ma io credo che il fatto di creare la nuova società sia dettata da due questioni fondamentalmente. Uno, andare incontro alle esigenze di Mittal, perché come abbiamo visto lo Stato ha già pompato soldi in questa società. E due, probabilmente l'idea dello Stato era anche quello di lanciare un segnale alla magistratura, di dire al netto di quello che decidi tu, io il progetto comunque lo metto in campo. E la cosa è grave, gravissima, se pensiamo al fatto che sono due anni che noi stiamo dicendo apriamo una discussione sulle proposte che abbiamo fatto, perché nel momento in cui la magistratura, quindi il Consiglio di Stato, dovesse dar ragione al Comune di Taranto e quindi confermare la sentenza del TAR, quella fabbrica sostanzialmente sarebbe chiusa. La domanda vera è: che ci facciamo con tutte le persone un attimo dopo? La grave colpa del governo è quella di non aver aperto nessuna discussione sui possibili scenari che ci possono essere di qui a qualche giorno. Anche perché si paventano, pare, 4.000 esuberi. Assolutamente sì, si parlano numeri di 3.500-4.000 esuberi, oltre ai 1.000... dispersi di Ilva in AS, perché sono dispersi, questa è la verità. Oltre ai 1.700-1.800 di Ilva in AS, tra l'altro siamo ancora in attesa di conoscere ufficialmente quelli che sono gli accordi stipulati dal governo con AMI e che ha portato ad Acciaierie d'Italia, perché ad oggi, come dire, noi una riunione su questo in cui il governo ci ha spiegato come dovrebbe funzionare non ce l'abbiamo avuta. Ma la cosa grave, ripeto, è questa: domani il Consiglio di Stato dà ragione al TAR, quindi si chiude la fabbrica. Che succede? Che ne facciamo di 10.000 dipendenti? La colpa grave del governo è quella di nuova persona. Può darsi che facciano, usino il Golden Power, un decreto, in nome della ragione di Stato dell'acciaieria, dell'acciaio come strategico per la produzione nazionale, per l'economia nazionale. Potrebbe essere. Ma lì violenterebbero per l'ennesima volta la Costituzione. Perché calpesterebbero la magistratura. Se il Consiglio di Stato, come dire, dice, conferma quanto sostiene il TAR e il Comune di Taranto... Che faccio, gli tappo la bocca? Sarebbe assurdo pensare una cosa del genere. Io credo che in un paese normale, un governo normale, avrebbe aperto la discussione su due fronti. Piano A, rilancio, quello che il governo ci ha messo dentro, e quindi spiegando che cosa devono fare, perché ad oggi manco su quello sappiamo nulla, tranne che alcune dichiarazioni generiche in cui ci raccontano da mesi che c'è un piano industriale che personalmente io non ho visto, e a parte il fatto che poi non riescono a dirti dove si atterra con questo piano industriale, ma ti dicono che l'unica certezza sono gli esuberi.
Il piano B invece è quello, nel momento in cui la magistratura decide di chiudere, come credo in tutta onestà, come dire, per una questione anche di coerenza rispetto a tutto quello che è accaduto. Anche se la sospensiva potrebbe far pensare diversamente, no? Ma è una mia sospensiva concessa. Sì, ormai, no, parliamoci chiaramente, questo ormai è diventato un fatto politico, non è più una questione di diritto, la dico così, perché mi sembrerebbe assurdo, come dire, che il Consiglio di Stato dovrebbe smentire quanto, come dire, il TAR ha eccepito, però al netto di tutti questi ragionamenti, l'abbiamo visto anche con le dichiarazioni confuse anche di Cingolani, no? Che a un certo punto dice transizione ecologica, però poi dice bisogna aspettare tanti anni, poi a un certo punto dice il nesso causale non c'è, cioè si dice tutto. Ora sta aprendo persino al nucleare, cioè ormai... Si dice tutto il contrario di tutto, come dire, questo, come dire, è un segnale chiarissimo dell'impotenza, probabilmente anche dell'incapacità da parte della politica di affrontare un tema come quello di Taranto. La cosa grave, ti ripeto, è che nel momento in cui il Consiglio di Stato dovesse decretare la chiusura della fabbrica, il governo non ha un piano B per i lavoratori, e questo per scelta, il governo ha scelto di non avere il piano B, e lì si configurerebbe, secondo me, veramente uno scontro, cioè il governo che sta disegnando, come dire, sta scrivendo lo scontro con la magistratura, perché un governo conflitto serio, da Corte Costituzionale, assolutamente sì, perché un governo serio non arriverebbe a qualche giorno dalla sentenza senza aver, come dire, chiamato le parti sociali, chiamato il territorio e deciso insieme a loro quali sono le strategie per mettere in sicurezza i lavoratori e i cittadini rispetto a quello che può avvenire in un senso e nell'altro. Ecco Rizzo, tempo fa, diciamo, siete stati precursori voi sull'USB, avete, come dire, sollevato delle ombre sulla situazione finanziaria di ArcelorMittal e della entrata, diciamo così, al buio dello Stato nella nuova compagine. Ora, organi di stampa nazionale stanno sollevando pesanti dubbi, quei dubbi che voi avevate già adombrato. Ma sì, ma ne abbiamo parlato più volte al Ministero, tra l'altro io ho affermato più volte che ci sono tutta una serie di punti oscuri al Ministro Giorgetti, tra l'altro in un passaggio durante un incontro al Ministero il Ministro Giorgetti mi dava ragione e diceva proprio quello che dice lì, il compito delle tre persone nominate all'interno del CDA di Acciaierie d'Italia in quota in Invitalia sarà quello di andare a verificare quali sono, come dire, come hanno speso i soldi questi qua. In realtà, da quello che sta uscendo fuori, non è che abbiamo ragione, di più, cioè, c'è stato, ma è un fatto anche di matematica, io volendola proprio ridurre, come dire, a una frase che riescono a capire tutti, ribadisco quello che abbiamo già detto 2 anni fa, non è possibile che il più grande produttore di acciaio a livello mondiale, ArcelorMittal, prende una fabbrica con 3.000 lavoratori in meno, con una serie di agevolazioni e chiude il bilancio mensile in perdita di 70-80 milioni. A fronte di commissari di governo che di acciaio non capiscono nulla e che riuscivano a perdere con 3.500 persone in più solamente 20 milioni al mese. C'è qualcosa che non quadra. Spostiamoci ora, lo abbiamo già accennato, al tema dei lavoratori ex Ilva in AS. Abbiamo visto alcune manifestazioni anche di USB a Bari. Qual è la situazione? Si sta muovendo qualcosa? Perché questo pianeta, quest'isola dei lavoratori Ilva in AS, ex Ilva in AS, sembra quasi così una, come dire, una barca che va alla deriva. Allora, innanzitutto abbiamo inviato alla task force regionale, dopo l'ultimo incontro, un documento in cui abbiamo chiesto sostanzialmente di tenere conto di tutta una serie di punti che abbiamo sollevato a garanzia dei dipendenti. Siamo in attesa di essere riconvocati, dovremmo, stando alle parole del presidente della task force, Leo Caroli, essere riconvocati prima della fine di giugno, conferma del fatto che,
come dire, stanno ragionando sulla proposta che noi abbiamo fatto, l'abbiamo avuto anche al Ministero con il Ministro Orlando, che l'ha detto pubblicamente di fronte a tutti. E, nel documento che abbiamo inviato abbiamo ribadito alcune cose. Uno, i dipendenti sono attualmente dipendenti di Ilva Enel e rimangono dipendenti di Ilva Enel. La misura è una misura non sostitutiva, ma integrativa. Quindi la logica è: quando rientrerò all'interno della fabbrica nel 2027, nel 2025, nel 2028, nel 2030, fatto salvo il mio diritto a rientrare, tu fino ad allora, su base volontaria, mi devi assicurare la possibilità di integrare il reddito con queste attività. Abbiamo, tra l'altro, gli ELE più i lavori di pubblica utilità, da non confondere, lo ribaglio, con, perché si sono create strane polemiche su questo argomento. Ma la verità è, il problema, lo strumento è ottimo, il problema è che la proposta l'abbiamo fatta noi. Allora, diciamo qua e sono su base, l'accettazione è su base volontaria. Infatti mi viene un po' da ridere, non per fare polemiche, però continuo a sentire i lavoratori che ci chiamano, dicono no, ma sai, ma quelli dicono, gli altri sindacati dicono che non si può fare sta cosa perché non funziona. Addirittura c'è stato un sindacalista o pseudo sindacalista che dice che gli LPU hanno prodotto disoccupazione. Cioè, sta cosa da... non ha capito il concetto. Il libro delle chicche sindacali, da lì si capisce, come dire, come stiamo purtroppo ai piedi di Cristo anche a livello di rappresentanza, però questo è, dico senza polemiche, gli LPU non sono sostitutivi del lavoro, gli LPU sono integrativi. Quindi il concetto qual è? Fino a quando tu non mi richiami, io do la possibilità ai dipendenti di rendersi utili sui comuni di residenza, facendo una serie di attività. Per chi vuole aderire, perché non è obbligatorio. Poi abbiamo presentato uno schemino, un altro punto alla... nel documento alla task force, in cui abbiamo detto secondo noi i parametri di riferimento rispetto all'attività che dobbiamo svolgere sono due: un parametro a 20 ore e un parametro a 40 ore di integrazione. Poi spiegheremo ai dipendenti in apposita assemblea come funzionerà. Paga base chiaramente quella che noi abbiamo, paga oraria da meccanico, quindi la paga oraria di riferimento per ogni lavoratore che sta in Ilva Enel. L'altra cosa che abbiamo chiesto, siccome faranno questa benedetta società con comune, regione e ministero, abbiamo chiesto che un terzo delle nomine all'interno della società, quindi il CDA, sia garantito ai lavoratori, per evitare che poi, come dire, diventi il classico strumento, il classico contenitore che alla fine scoppia. Quindi vorremmo dare un contributo, ecco. Potremmo essere sia controllori di quello che avviene, ma anche suggeritori di quello che si potrebbe fare, partendo dal presupposto che abbiamo la fortuna di avere un bacino con 1700 dipendenti in cui ci sono centinaia di professionalità molto molto elevate. E quindi io dico, sfruttiamolo queste situazioni, non semplicemente per fare attività di verde giardinaggio come avviene a Genova, ma anche per fare attività, come dire, che partono dalla professionalità che noi abbiamo e viene messa a disposizione dell'ente presso cui si presterà il servizio. Perfetto, quindi questo è lo schema e attendiamo la convocazione. È chiaro, lo dico, siccome si nota anche dalle parole di qualche sindacato, come dire, quasi il tentativo di andare contro, io anche qua, no? A me la cosa che non piace è che tu fai una proposta e loro dicono no, non si deve fare, però fate una proposta voi. Qual è l'alternativa? Noi non stiamo dicendo che dobbiamo andare a fare a quello perché non dobbiamo più rientrare in fabbrica, così come, come dire, qualcuno erroneamente ha fatto girare, confidando tra l'altro... mettendo in confusione tutti i lavoratori. Noi abbiamo semplicemente detto che in attesa di essere chiamati, quando avverrà, se mai avverrà, aggiungo io, tu mi dai la possibilità di guadagnare lo stipendio per intero, facendo che cosa? Facendo questa attività, punto. Secondo noi è un modo, uno, per rendersi utile, due, per tenere i lavoratori, come dire, attivi e quindi
terzo, di dare un contributo in termini sociali alla comunità, quarto, permettere nelle condizioni ai lavoratori di poter guadagnare, come dire, uno stipendio decente e quindi di dare anche risposte in termini economici alla difficoltà che le famiglie dei lavoratori hanno. Quindi questo è il concetto. È chiaro che se qualcuno pensa di rallentare, di fare, noi, la dico così, siamo pronti da subito a fare altri casini. Mi spiace doverlo dire, però sto avvertendo una sorta di pressione nei confronti degli enti, in questo caso la Task Force, atta a far saltare il banco, quindi a non trovare soluzioni per i lavoratori. A me sta cosa spiace, perché io intendo il sindacato come uno strumento che deve trovare le soluzioni per i lavoratori, non uno strumento che deve dire di no, che non deve fare proposte. Però la differenza probabilmente tra il nostro sindacato e il sindacato di qualcun altro è anche questo: noi facciamo le proposte, non ci limitiamo a dire di no quando non ci conviene, ma abbiamo anche la capacità di ragionare, mettere proposte sul tavolo e tentare di trovare soluzioni che possono andare bene per tutti i dipendenti, ma anche che diano risposte esaudienti alla comunità.